Tutte le attività che abbiamo fatto, anche di recente ovviamente, da quando sono arrivato io, in particolare sul Parco delle Groane, quindi le attività che sono state fatte a Ceriano Laghetto, dove furono trovate pistole, furono arrestati degli spacciatori all'interno del Parco delle Groane che avevano costruito delle tende. La stessa indagine fatta a Cesano Materno, nei pressi della fermata Cesano Materno Groane, che ha portato all'arresto di oltre 10 soggetti. È la stessa indagine che è stata fatta più di recente poi nei comuni a nord del parco di Monza, quindi l'attenzione sulle sostanze stupefacenti è costante, le indagini sono in corso, però ripeto, poi l'approccio allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma soprattutto al consumo, quindi agli assuntori, è un approccio che deve essere, penso, interistituzionale, quindi non basta Sì. solo la prevenzione, la repressione, noi ovviamente siamo molto attenti anche alla prevenzione, quindi nelle nostre conferenze che facciamo diffusamente su tutte le varie classi di età degli istituti scolastici, sulla cosiddetta cultura della legalità, parliamo in particolare anche delle conseguenze dell'abuso di stupefacenti, di alcol, parliamo di bullismo, ma gli stupefacenti sono uno degli argomenti sempre presenti.